porta delle Alpi Graie, le valli di Lanzo si dispiegano risalendo dolcemente dall'ampia pianura torinese, immerse nel verde. Capoluogo storico e geografico di questo ampio comprensorio, formato dalla Valle di Viù, dalla Val Grande, dalla Val d'Ala e dalla Val Tesso, è Lanzo Torinese, borgo dalle antiche origini medievali. Lanzo è una cittadina che dista circa 30 km da Torino, sorge a 525 metri sul livello del mare e conta circa poco più di 5.000 abitanti. È facilmente raggiungibile dalla città attraverso la strada direttissima che conduce da Venaria a Torino oppure anche attraverso il treno. Lanzo intanto è una città che io definisco sempre non banale, perché ha un bellissimo centro storico che ancora racconta la sua storia, racconta ancora la sua origine, con degli scorci davvero suggestivi, tutti da scoprire. L'esistenza della località è attestata sin dall'epoca medievale e il toponimo sembra derivare dall'antico tedesco Landsmann, saluto degli armigeri alemanni con il significato di paese o paesano. Della storia di Lanzo non è che si sappia molto fino a metà del XII secolo, quando col diploma di Ocimiano viene citato per la prima volta. Faceva parte dei territori di Mati e passò sotto i Monferrato a metà del 200. Giovanni I di Monferrato sposò Margherita di Savoia, ma morì dopo 10 anni nel 1305 e per eredità Margherita di Savoia divenne la signora di Lanzo e Lanzo rimase da allora sempre come protettorato dei Savoia, tranne per i due periodi di presenza dei francesi. Lanzo ha avuto diversi momenti di fulgore a livello storico. Il primo è stato sicuramente con Margherita di Savoia, poi nel 600 con l'esplosione della religiosità, con la presenza di numerosi conventi e personaggi storici, e poi nell'Ottocento. Il nostro viaggio ripercorre le tappe della storia e prende avvio dal cuore del borgo, all'ombra della maestosa torre di Aimone di Challant, risalente al X secolo. Da qui si diparte la via principale del borgo originario, racchiuso da mura e attraversato da quintane, stradine trasversali sormontate da architravi e contrafforti. Giungiamo così a Piazza Gallenga, un tempo Piazza Granda, teatro della vita pubblica dell'antica Lanzo. Lanzo ha una conformazione geografica che lo pone al fine della pianura al fondo delle valli. Forse anche per questo, 800 anni fa, il vescovo di Torino, Giacomo, concesse la possibilità di fare mercato. Era un mercato molto povero, 6 bancarelle, ma fu l'inizio dello sviluppo socio-economico di Lanzo. Uno sviluppo che toccò il suo apice nel 500, quando Lanzo poteva contare tanti abitanti quanto Torino. C'erano delle fucine, c'erano delle rogge che diciamo così, permisero lo sviluppo di attività economiche e c'erano soprattutto un grosso commercio. Alla torre di Challant era una specie di dogana, era un posto dove per transitare dalle valli o per uscire dalle valli si doveva pagare dazio, si doveva pagare una tassa sulle merci, il che arricchì moltissimo Lanzo. Una tradizione commerciale che non avrebbe conosciuto il suo storico sviluppo senza un'adeguata rete di vie di comunicazione. Tale necessità condusse alla costruzione di quello che è oggi il simbolo di Lanzo e delle sue valli, il Ponte del Diavolo. Questo in realtà è il nome popolare di questo luogo e di questo manufatto. In realtà il nome ufficiale sarebbe Ponte del Rock. L'ambiente che ci circonda ne giustifica ampiamente la dicitura. Qui siamo in una gola molto stretta, diciamo circondata da rocce impervie, da una vegetazione spontanea, no? Che ne fanno, non dico un orrido perché non è così stretto per essere un orrido, ma certamente una gola intorno alla quale possono nascere ovviamente anche leggende. E proprio la leggenda della costruzione del ponte fa parte del patrimonio antropologico di queste vallate. Si narra che il ponte sia stato realizzato in una sola notte del 1378 ad opera del demonio, che avrebbe richiesto in cambio l'anima del primo uomo che si fosse trovato ad attraversarlo. E lì la leggenda
diverge, no? Nel senso che quando si tratta di avere, diciamo, il pagamento del ponte, c'è chi dice ah, si fece rotolare una toma, c'è chi parla di un maialino, c'è chi parla di una capra, no, c'è, insomma, diciamo, la leggenda secondo me più classica è quella che si rifà ad un cane, perché San Rocco è sempre accompagnato dal cane, no? Ecco, allora nella leggenda più tradizionale sarebbe San Rocco che offre il suo cane ad un diavolo che non stava qui dove stiamo noi ora, sta all'altro capo del ponte, no? E là in attesa, come vedete, il ponte è fatto a schiena d'asino, non consente di vedere, e quindi il diavolo sente soltanto, no, il calpestio di questi passi, no, non sa chi sia e sta per avventarsi sulla preda quando, ahimè, l'ultimo si accorge che si tratta di un cane. La leggenda dice che, arrabbiatissimo, no, scalcia e c'è l'orba e rimane l'improvvisa del diavolo, perché si precipita nei gorghi dell'inferno. Il salvatore quindi è San Rocco, a cui viene dedicata la cappella all'altra testata del ponte. Oltre il ponte, lungo il corso del fiume Stura, è possibile ammirare le marmitte dei giganti, con formazioni rocciose significative, per ricostruire la storia geologica della vallata. Data la particolare composizione di queste rocce e con i vortici, che ovviamente una strettoia dove si va ad ingorgare l'acqua provoca dei vortici, ecco che i ciottoli, ruotando, mulinando, no, finiscono per scavare delle piccole, grandi marmitte, vengono chiamate, no? La più grande penso sia 7 metri e mezzo di diametro, una cosa enorme. Altre sono coppelle molto più piccole, se ne vedono un po' sulle sponde da queste parti, fino ad un'altezza dal livello dell'acqua di 20 metri addirittura. Se l'intera area, oggi tutelata sotto l'egida della riserva naturale Ponte del Diavolo, è patria di sportivi e amanti della natura, dobbiamo immaginare le antiche schiere di mercanti e pellegrini intente ad attraversare le selve oscure che circondano l'Anzo Torinese. Questi antichi viaggiatori, una volta giunti in città, trovavano alloggio nei numerosi ospitali. Si tratta di una tradizione fondante dell'identità locale, sempre abbinata alla gestione di molti plessi sacri, come ad esempio la bella chiesa di Santa Croce, appannaggio delle locali confraternite. Confraternite ce ne sono state sia Santa Croce sia Santa Maria del Borgo. Quella che ancora resiste oggi e forse è la più vecchia è quella di Santa Croce, che è la chiesa che ci accoglie quando entriamo a Lanzo, due passi dalla stazione su via Roma, una chiesa del 1270, con la confraternita dei Battuti, che vengono riconosciuti sia nei quadri del Cinquecento sia ancora oggi con la tunica bianca, che prestavano servizio sociosanitario per le persone di Lanzo. E grazie a questa confraternita ci fu a Lanzo il primo ospedale, un primo ospedale che venne probabilmente concepito da Margherita di Savoia ma messo in atto da suo nipote, che nel 1353 aprì il primo ospedale. Un paio di giacigli, un paio di letti per i forestieri che dovevano entrare a Lanzo o nelle valli, e che rimase in attività fino a fine del 600, circa 1680. Percorrendo le antiche quintane, tra oratori e palazzi signorili, raggiungiamo la sommità del Monte Buriasco. Dove un tempo sorgeva il castello, oggi troviamo la bella piazza su cui si affaccia la chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro in Vincoli. L'antica struttura, risalente all'XI secolo, fu abbattuta e riedificata nel 1591. Abbellita tra i secoli XVIII e XIX, rappresenta il simbolo di una storia plurisecolare di dedizione religiosa che ha visto la presenza di grandi personaggi come il beato Federico Albert e Don Bosco. Don Bosco venne chiamato da Albert nel 1864, aprì sulla cima del Monte Buriasco, dove prima c'era stato il castello, dove prima c'era stato il convento dei Cappuccini, la seconda casa salesiana, la prima fuori da Torino, che rimase fino alla fine degli anni 90, dove sono transitati mal contati circa 10.000 alunni. La religiosità antica di queste vallate si dispiega lungo le vie che attraversano i monti, immerse nel silenzio. Situato a 1,5 chilometri dal centro del paese, in regione Braide, il santuario della Madonna di Loreto fu costruito nel 1618 dai gesuiti con il sostegno di Margherita di Savoia.
un luogo di pace in cui è possibile trovare ristoro nel corso di un itinerario all'aria aperta. Adiacente alla cappella spicca la massiccia Torre di Loreto, detta anche dell'Eremita. Di origine medievale, è utilizzata come sede dell'abbadia. Al sopraggiungere della modernità, non ci volle molto prima che l'aria salubre e l'ambiente incontaminato delle valli di Lanzo divenissero meta di turisti e villeggianti che edificarono qui le proprie residenze. Oggi possiamo vedere ancora un numero consistente di ville, io credo non meno di una trentina di pregio. C'è una ricchezza di ville che testimoniano qual era il ruolo di Lanzo agli inizi del Novecento. Era un luogo di villeggiatura dove si respirava aria buona, dove si respirava e si respira ancora oggi una certa tranquillità in luoghi come questo. E con questo patrimonio di ville di inizio secolo, ville Liberty, che oggi sono state trasformate in parte in ville dedicate agli eventi o in ville bed and breakfast, sono dimore naturalmente storiche di un certo pregio. Peculiarità storiche e culturali che consigliamo di esplorare proprio partendo dal tracciato dell'antica strada ferrata o, per i più sportivi, percorrendo la fitta e ben articolata rete di sentieri che, salendo da Torino e dalla meravigliosa Venaria Reale, raggiunge le valli e le cime, garantendo così la fruizione completa del territorio. A questi percorsi si aggiungono le attività tipiche del XXI secolo che hanno portato in montagna l'adrenalina. Dalle palestre di roccia che costellano la forra del fiume Stura di Lanzo in prossimità del Ponte del Diavolo, sino al kayak, alla canoa e al canyoning. Qui c'è davvero un patrimonio significativo di itinerari escursionistici che partono da Lanzo. Devo dire che recentemente sono stati valorizzati e rimessi in ordine 7 itinerari che sono comunque registrati nel catasto regionale, con un progetto che ha visto coinvolti non soltanto tutto il nostro territorio, le nostre due unioni, ma anche il Canavese. Quindi è stato un progetto molto interessante e c'è un circuito che consente la scoperta di un territorio vastissimo. A tale proposito, le vicende delle migliaia di appassionati che hanno attraversato le valli di Lanzo negli ultimi 2 secoli sono custodite e ben narrate nelle sale dell'Ecomuseo della Storia dell'Alpinismo delle Valli di Lanzo, gestito dal CAI. Attraverso un ricco percorso espositivo cronologico, la mostra racconta, con circa 350 oggetti, le vicende di uomini e donne che hanno vissuto tra queste valli e conquistato, non senza fatica, le aspre altezze dei valichi di frontiera. Nel Novecento, Lanzo ha fatto tesoro del suo passato, istituendo molti musei che rappresentano i punti focali della tradizione. Dal retaggio manifatturiero, la cui eredità è racchiusa entro le mura del bel Museo Silmax, al Museo Etnografico dell'Arte Tessile, che testimonia le lavorazioni artistiche del ricamo di Lanzo. Infine, merita una visita il bel Museo della Resistenza Nicola Grosa, 3 differenti sfaccettature del XX secolo che trovano a Lanzo adeguata rappresentazione. Tutta la storia di Lanzo torinese trova la sua completa esaltazione nelle occasioni di festa. In primis, l'antica vocazione commerciale è certificata dalla presenza dello storico mercato che si svolge ininterrottamente da 800 anni. Proprio il 15 gennaio 1219 il vescovo Conte Giacomo ha concesso a Ranco, Abbone, Giacomo, Giovanni di Bertoldo, vassalli lanzesi, di poter tenere mercato una volta alla settimana, in cambio di un terzo dei proventi. Nel 1272
i Savoia hanno confermato il mercato settimanale. Però voi pensate che è da 800 anni che il martedì fedelmente viene riproposto in luoghi diversi. Oggi per esempio ci troviamo in Piazza Gallenga. Qui il mercato è arrivato alla fine del 600, perché all'inizio si svolgeva esclusivamente lungo la via maestra del borgo antico. In tale contesto, oggi, i prodotti tipici del territorio incontrano il grande pubblico in occasione della Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo, una triade di prodotti che, grazie alla alacre attività della Proloco, porta a Lanzo migliaia di visitatori. È una cittadina ricca di cultura, di storia, devo dire anche con una comunità molto vivace e attiva, che mantiene viva la tradizione, mantiene viva la storia e si ingegna molto perché questa sia conosciuta e diffusa. Questo ci consente di organizzare, grazie alle risorse di volontari e di appassionati, di organizzare eventi di grande successo come la Sagra del Grissino, della Toma e del Torcetto, che portano da un lato a valorizzare quella che è la tradizione e la storia e dall'altro anche a mettere in evidenza quelli che sono gli elementi di forza del settore gastronomico nostro. Le tipicità gastronomiche di Lanzo, per storia e bontà, rappresentano un'attrazione di sicuro successo, a partire dal grissino stirato a mano, che, secondo la tradizione, fu ideato da un panettiere di Lanzo su commissione di Casa Savoia. Pare che il grissino sia nato proprio qui, a opera del dottor Teobaldo Becchio, e che aveva inventato questo tipo di pane per guarire i problemi di salute di un principino di Casa Savoia molto delicato. È una forma di pane allungata, molto ben cotta, biscottata, che si chiamava Gersia. La trasformazione è poi stato il grissino e la lavorazione qui da noi è particolare perché è il grissino stirato. Quindi il pane che viene allungato così è stirato. Dall'invenzione del grissino deriva, molto probabilmente, quella del celebre torcetto di Lanzo, realizzato con un impasto semidolce a base di farina, steso a bastoncino e ripiegato a forma di ferro di cavallo. A questo celebre prodotto del paniere della città metropolitana di Torino si affiancano i sapori della montagna, come il salame di Turgia e la rinomata Toma di Lanzo, prodotta nelle vallate e ricercata da molti turisti e intenditori. La toma è un formaggio a latte crudo che si produce in determinati periodi dell'anno, specialmente per quanto riguarda la toma d'alpeggio, e deve presentare determinate caratteristiche che sono legate essenzialmente al luogo di produzione e all'alimentazione delle bovine, che deve essere esclusivamente, per quanto riguarda l'alpeggio, proveniente da foraggio locale, quindi da erba dei pascoli. Un prodotto storico di qualità opportunamente tutelato. Seguiamo disciplinare, tutti i produttori che sono iscritti all'associazione hanno sottoscritto liberamente questo disciplinare che impone delle restrizioni, innanzitutto il divieto totale nell'alimentazione dell'utilizzo degli insilati e per quanto riguarda la toma d'alpeggio la percentuale di foraggio locale deve essere superiore al 90%. Parliamo quindi di una certificazione che abbiamo ottenuto nel 2017, la certificazione di filiera, che attesta queste due caratteristiche. Ma non ci fermiamo perché il prossimo anno intraprenderemo l'iter per la certificazione bio. Un formaggio fortemente territoriale che ha fatto del rispetto della natura e del benessere animale il suo punto di forza. E un altro dato importante è che le nostre bovine producono mediamente 10 litri di latte al giorno contro i 30, 40 e financo 50 degli allevamenti intensivi di pianura che sono l'antitesi dell'allevamento di montagna, di alpeggio che noi cerchiamo di portare avanti. Tra le forme di allevamento tradizionale spicca quello caprino, che genera ovviamente numerosi trasformati di pregio. Io produco formaggi di capra, diciamo che l'idea che sta alla base di questa produzione è di riuscire a sfruttare un territorio, a tirare fuori qualcosa di buono da un territorio che era mezzo abbandonato. Nella mia idea il rapporto con il territorio è una cosa indispensabile per riuscire a fare un prodotto di qualità.
se io ho un animale che vive bene, io ho un prodotto buono. Se ho un animale che mangia bene, il mio prodotto finale è più buono. Dai sapori alle architetture, l'intero Borgo Montano palpita e vive grazie all'impegno dei molti volontari che si adoperano per mettere in mostra questo ricco patrimonio gastronomico e culturale. È una festa di popolo, è una festa di coinvolgimento tra associazioni, tra amministrazione, è un momento anche di grande condivisione per quello che è il nostro e l'obiettivo delle altre associazioni, che è quello di riportare alla conoscenza la storia ma di unirla alla contemporaneità del momento. Praticamente tutto volontariato, siamo tutte persone che facciamo altri lavori, altri mestieri, però amiamo questo posto, amiamo questa città e crediamo che abbia altissime potenzialità. Direi che il settore agroalimentare è una delle cose a cui noi teniamo maggiormente, perché la parte storica è visibile, mentre la parte gastronomica spesso si perde. Noi ci sforziamo di far conoscere il nostro territorio perché ne siamo innamorati. Ha una storia importante che non vogliamo che sia dimenticata, ma è un luogo ricco che ti dà emozioni, che ti permette di passare dal centro storico alla passeggiata, al verde, a un ambiente multiforme e angoli deliziosi che vorremmo che tutti conoscessero. Diciamo, fermarsi a Lanzo, secondo me, ha anzitutto l'idea di scoprire un qualche cosa di inedito a due passi da casa propria, qualche cosa che una volta approcciato, no, ti entusiasma e va a finire che ci torni. Lanzo è una città un po' magica, in cui si intrecciano storia, un po' di magia, di tradizione e poi sostanzialmente perché a Lanzo non manca nulla. Tutto questo è Lanzo Torinese, un luogo antico in cui vivere bene e sentirsi a casa.